più ambizioso, vuol dire che nella vita bisogna sempre essere ambiziosi. E in politica i risultati si costruiscono con il lavoro, con una classe dirigente in grado di coinvolgere il maggior numero possibile di militanti, perché i successi li costruiamo tutti quanti insieme. Perché dico che si può arrivare al 20%? Perché in Italia il più grande partito è il partito di quelli che non vanno a votare. E quelli che non vanno a votare cercano una forza che sia seria, credibile, affidabile, responsabile, alla quale appoggiarsi nei momenti di difficoltà. Non vogliono gente che strilla, non vogliono gente che promette e poi non mantiene. Meglio promettere poco e fare di più. Vogliono gente che non urla, gente che non minaccia, vogliono insomma gente che sia uguale a loro, gente con spalle larghe, che è in grado di lavorare, che cerca di risolvere i problemi del paese. Perché la maggioranza degli italiani è fatta da gente per bene, da gente che si alza presto la mattina, che va a lavorare, di donne che magari dopo essere tornate a casa dal lavoro si mettono a fare i bagni, a fare il pranzo, la cena del marito e dei figli. È fatto di giovani che non è vero che sono tutti paruloni, anzi è fatto di giovani che magari fanno dei sacrifici, prendono il pullman per andare a scuola, poi cercano di andare all'università, con i sacrifici dei genitori, poi non si laureano. Purtroppo a volte sono costretti ad andare a lavorare fuori, non deve più accadere, ognuno deve avere il diritto di poter lavorare dove è nato. Non sono venuto qua a dirvi che domani mattina con la bacchetta magica che saremo bruciati la prossima volta che venga al Lago Negro, o non ci vengo mai più, o mi domando che vedete di seguire per strada. Neanche parlo di tirando dei pomodori, se no proprio qualche passo. No, però l'impegno è quello, la strada che abbiamo preso è quella, cercare di risolvere i grandi problemi di questo paese, con il consenso della gente, ascoltando la gente, essendo presenti sul territorio. Non si può arrivare a quell'obiettivo se tu non sei radicato sul territorio. Noi abbiamo bisogno di tutti i nostri amministratori, presidente regione, i sindaci, i consiglieri comunali, perché sono quelli che parlano direttamente con i cittadini ogni giorno. E sono le nostre orecchie, le orecchie del partito, sono quelli che dicono cosa bisogna fare, cosa manca. E allora dobbiamo fin da subito, con la prossima finanziaria, si sa che la situazione è difficile, non ci sono tanti soldi, è inutile nasconderlo, però cercheremo, anzi faremo ancora conferma dell'abbattimento del cuneo fiscale per permettere alle imprese di poter pagare i lavoratori di assumere di più. Cercheremo di continuare a ridurre le tasse, ci saranno soldi anche per i contratti della pubblica amministrazione, cominceremo dalla sanità, perché abbiamo bisogno di medici e infermieri che siano motivati, che possano anche fare più straordinari, magari non passati, perché ci sono liste d'attesa inaccettabili. Non si può morire di cancro perché ti fanno la TAC un anno dopo. Questa è una cosa inaccettabile che dobbiamo affrontare e fare insieme. Mancano i medici, non vogliamo fare quello che è stato costretto a fare il Calabria, il nostro presidente del giorno chiuso, che pur di non chiudere l'ospedale per assumere i medici stranieri. Noi abbiamo cercato di risolvere in prospettiva il problema anche allargando finalmente dall'inizio di quest'anno universitario il numero di iscritti di cima, però questo merito il nostro ministro dell'università Anna Maria Pezzi, però ci vogliono anni, questa è una scelta fatta in prospettiva, ci sono più studenti di medicina in tutta Italia e quindi in prospettiva avremo più medici, però bisogna agire da subito. Quindi il primo contratto a quale metteremo mano sarà quello della sanità, poi naturalmente avremo con le forze dell'ordine perché tutte siano tutelate, perché tanti sacrifici fanno per garantire la nostra sicurezza, ma sono tanti i fronti sui quali noi dobbiamo impegnarci per far capire a quel grande partito dell'attenzione che c'è gente seria come voi, gente che lavora come voi, che ha in testa un progetto, ha un modello d'Italia e vuole svolgere il ruolo
che è passato, lo dicevo stamattina a Potenza, hanno svolto insieme nella Prima Repubblica la Democrazia Cristiana e i partiti suoi alleati. Non dobbiamo fare la corte della roba vecchia, per carità, però per far capire quale deve essere il ruolo, noi dobbiamo essere un po' pietra angolare della politica italiana. La forza sulle cui spalle grava il peso della stabilità politica, grava il peso della continuità. Forse per stabilità voglio ringraziare il ministro Casellati, Elisabetta sta facendo uno straordinario lavoro per permettere all'Italia di avere un governo stabile. La riforma costituzionale, così come l'aveva sognata Berlusconi nel 94, lo voglio ricordare perché oggi inauguriamo una sede che porta il suo nome. Noi abbiamo il dovere di trasformare in realtà i suoi sogni non realizzati. La riforma costituzionale con l'elezione diretta del Presidente del Consiglio comporta che i cittadini intanto si scelgono chi deve fare il Presidente del Consiglio. Secondo, con la riforma alla quale stiamo lavorando avremo governi stabili che durano tutta la legislatura. Basta governi che cambiano ogni 6 mesi, perché purtroppo questa vecchia storia italiana danneggia la nostra immagine a livello internazionale e non permette a un governo di realizzare un progetto, perché è inutile che ci vediamo in giro. Serve una legislatura per cambiare questo paese. Dobbiamo fare la riforma fiscale, la riforma della burocrazia, la riforma della giustizia, anche quella civile che ci costa un sacco di soldi. E se noi facciamo tutte queste riforme, facciamo anche in modo che tante imprese possano fare di più. E tanti soldi che ci stanno nelle nostre banche di privati sono 1.800 miliardi, qui dico 1.800 miliardi, che hanno paura di investire perché la situazione è incerta e quello che è. Noi dobbiamo fare in modo, per quello ha ragione di Gabetta, più privati in economia, però lo Stato deve dare delle buone regole, deve dare una certezza in modo che questi investimenti portano lavoro. Questo è poi l'obiettivo finale, creare lavoro e creare salari e stipendi più ricchi per tutti. Ripeto, non è facile, dobbiamo lavorarci, abbiamo 5 anni di tempo, vi posso soltanto assicurare che tutti quanti noi che siamo qui a ringraziarvi per essere a questo evento, ce la metteremo tutta per realizzare questi obiettivi. Io ho dedicato gli ultimi 30 anni della mia vita politica a fare questo. Siccome c'è i capelli bianchi potrei anche starmene a casa, visto che il padre Berti mi ha fatto fare anche tante belle cose. Però siccome ci credo, siccome sono convinto che sia giusto combattere per queste cose, sono qua insieme a tutti questi amici a cercare di cambiare questo paese, a migliorare questo paese, e sono assolutamente convinto che nonostante le difficoltà riusciremo a fare tanti importanti passi in avanti grazie anche al vostro sostegno. E una sede a che cosa serve? Serve anche ad ascoltare quello che dicono i cittadini. Una sezione di partito è un luogo di discussione, un luogo di confronto. Per fare tutte le cose che vi ho detto abbiamo bisogno di ascoltare la vostra voce, di confrontarci dentro le nostre sezioni, per correggere anche l'idea. Io posso avere un'idea, però sentendo quello che arriva dal territorio posso anche modificarlo. Ecco a cosa servono le sezioni. Adesso faremo i nostri congressi provinciali, poi faremo il congresso nazionale a Roma alla fine di febbraio, sarà anche un modo per festeggiare i nostri 30 anni, per ringraziare quel signore al quale dedichiamo la fede per tutto quello che ha fatto per la nostra vita. Grazie per le vicine, per l'Italia, per i posti di lavoro che ha creato e di questo nessuno mai mi ricorda. Parlo tanto di lui, ma nessuno mi dice o racconta che quel signore ha creato decine di migliaia di posti di lavoro. Non so quanti in Italia lo abbiano fatto. Lui certamente lo ha fatto. Ecco perché noi siamo qui tutti quanti impegnati per continuare a realizzare i suoi soldi. Grazie a tutti quanti voi per che risponde a quello che ho detto prima.
in Basilicata non servono chiacchierone, servono persone oneste, serie, credibili, affidabili, responsabili, che fanno le cose. Grazie al lavoro di questo signore, i lucani non pagano il gas, non pagheranno l'acqua, poco conto. Se ditelo a qualcuno che fatica ad arrivare alla fine del mese, se non pagare il gas, non pagare l'acqua, può essere qualche cosa di più. Buonasera. Dire a qualche vecchietta che ha magari solo la pensione di disabilità e non riesce neanche a cenare tutte le sere, qualche sera deve fare il latte in zuppa e il pane dentro, magari con quei 50 euro che risparmia si va pure comprare un po' di pasta e farsi un piatto di spaghetti o una buona fetta di carne e passare in maniera un po' più serena qualche serata. Ecco, questo significa, è una questione di dignità. Qualche anno fa la cittadinanza onoraria, se votassi, potessi votare per la regione, io voterei per Forza Italia e per tutto bene. Bravo! Siamo molto interessati a essere contenuti, non so per avere quella luce. Come ricordate, per il nostro segretario, uno dei quattro fondatori del Silvio Berlusconi, la costruzione di Porta Italia, il ministro Casellati era sempre vicino a Tarzano. Allora, io volevo, prima di tagliare la torta, dare delle pergamene ad alcuni amici. Sono delle pergamene che in realtà rappresentano la nostra casa di natura. Nicola Molfese, devo fare un collegamento. Maria, vi lascio?
Chi ce lo dà? Mariano Limonti. Quindi si è dispensato di essere nel campo del lavoro a poco a lungo.
sì, anche se senza il microfono. Va bene lo stesso. No, va bene lo stesso, il modo di dire. Quindi parliamo, ci scusiamo. Intanto mi fa particolarmente piacere l'impegno che Francesco Piro ha profuso in questa legislatura. Ha ricordato l'incontro della campagna elettorale scorsa, ma abbiamo seguito le vicissitudini intense, vero Presidente, della legislatura regionale, intense e buona, un complimento, ricche di iniziative, ricche di proposte, ricche di fatica, che io ho seguito costantemente, la campagna di amici, Presidente Casellati. Io siamo convinti che debba proseguire questo cammino per portare anche a compimento tutte le cose incontrate che hanno riguardato la vita quotidiana delle persone, come è stato ricordato, dal gas, l'energia, all'acqua che deve essere ancora completato come processo, e oggi siamo venuti numerosi per dimostrare che c'è un impegno forte di Forza Italia a sostegno di Parti, a sostegno del nostro partito. Perché la domanda che molti ci hanno fatto è che succederà senza Berlusconi. Certo, è un leader impareggiabile, insostituibile, tuttavia sarebbe un tradimento a Berlusconi, a quello che ha fatto, al suo insegnamento, sciogliere le righe. Noi facciamo il contrario, apriamo le sedi, facciamo il tesseramento, facciamo i congressi, ci uniamo in un grande sforzo. E la presenza, ovviamente, io spero che non sia solo, che sia sarebbe importante, la prova del consenso, del radicamento dell'amico Piro, che per adesso l'ha definita sezione territoriale del Lago Negrete, quindi anche con una, diciamo, funzione di coordinamento territoriale. Cosa deve darci da fare? Il tesseramento scade anche il 31 ottobre, qualche giorno prima bisogna completarlo, l'adesione a un partito, questo 10 euro di essere di Forza Italia, quindi a prezzi popolari, è importante che la nostra coordinatrice regionale già sta insieme a tutti i dirigenti superando i limiti che si assegnano. Il congresso, la partecipazione alla vita politica, che è importante, la politica non è una cosa sbagliata e ignota, la politica deve pensare al bene comune e bisogna quindi partecipare alla politica, come facciamo noi. Io voglio ringraziare Antonio Tajani che in queste ore, con quello che è successo nel mondo, ha alternato una telefonata con la Casa Bianca, una con il Cairo, all'ascolto dell'ultimo militante di un piccolo paese della Macedonia. E quindi Antonio avrebbe potuto registrare il video di guardare, siete tanti là, sono una cappellata di tutto, Corelli e Capogruppo, e tutti noi, vanno alla padronissima a svolgere la funzione. Lui ci ha fatto l'uno e l'altro, con puntualità, con capacità multilingue, con dedizione e con competenza. Bisogna informare la pubblica opinione che vuole sapere cosa fa l'Italia, bisogna avere i contatti con la comunità internazionale, perché non so se vede cosa, forse voi più di noi in casa avete seguito meglio gli schiavi. Sono stata su una guerra sostanzialmente dichiarata e noi quindi dobbiamo fare la politica militante. Quindi quando si dice ma dove sono i politici? Ci sono. Elisabetta l'ha dimostrato con una candidatura fatta sul territorio, con un incarico di coordinamento regionale svolto sul territorio, ma io Marco che viene da consigliere dalla società civile a raccogliere altre istituzioni militari ha dimostrato in questi anni che si è ascolto. Amico Marciuscello, non è presente solo oggi che ha le elezioni europee, lo è stato in tutta questa legislatura, è stato l'artefice, potremmo ringraziarlo anche lui con un applauso. Dopo voi, invece che tanti applausi, è stato l'artefice dell'appuntamento a Pesto, lo abbiamo non solo ricordato a Berlusconi, ma abbiamo fatto proposte, confrontato categorie, dimostrato l'utilità di partito. Deve pensare a bene dei cani, deve pensare alla nostra azione internazionale, alla sicurezza dei popoli, all'occupazione, al benessere, sono stato detto anche oggi perché è un appuntamento festoso per inaugurare la sede. Guardate, il ricordo di Berlusconi sta diventando un ricordo festoso. Noi Berlusconi dai del 21 settembre l'abbiamo concluso e non siamo stati monopassi, cantando felicità con Albano, il suo Albano. Dal vivo è vita dalla Chiesa, una donna che ha molto sofferto nella vita, perché ha perso il padre nell'attentato di Palermo di 40 anni fa e più,
E quindi però abbiamo cantato, perché Berlusconi avrebbe cantato forse una canzone francese, ma anche Albano e Albano ha raccontato l'umanità di Berlusconi, perché Berlusconi è stato quello che quando la figlia di Albano, una vicenda drammatica, era stata rapita, telefonava, l'ha raccontato Albano a te, tutti i giorni andava a telegrammi, faceva telefonata, per sapere che cosa accadeva. Berlusconi era conosciuto Albano, perché ovviamente Berlusconi è stato politico, imprenditore televisivo, imprenditore dello sport, quindi ha conosciuto tutti, dagli artisti ai calciatori, dagli amministrati ai cantanti, quindi Albano ha raccontato l'umanità. Che tutti abbiamo toccato con mano. Io sono nato a Roma, no, mio padre è nato non lontano da qui, a Roscina, compreso i Monti Albuni, nella provincia di Salerno, nella zona lucana della Campania, perché prima ricordavo con Bardi, che stanno in Campania, a della Lucania, Valle della Lucania, si chiama Grande Lucania, quindi si chiamano Lucane, località che sono Campania. Quindi siamo, anch'io sono un po' lucano, e mio padre era da Roscina, vissuto fino a 47 anni. Quando oggi un ragazzo mi ha chiesto, hai un ricordo di Berlusconi, della sua umanità, un aneddoto? Io ho ricordato una cosa che ogni tanto mi viene in mente. Io feci mia madre, ho 89 anni, il 13 dicembre del 2009. Berlusconi il giorno prima era stato aggredito con la statuetta in faccia. Io non avevo avuto modo di chiamarlo, sia perché pensavo che fosse male, insomma, non si era capito bene le conseguenze. Una statuetta di marmo, denti, faccia, vi ricorderete, uscita dalla macchina per rassicurare. Quindi io una volta mia mamma, quindi ovviamente non ero, come dire, nelle prese in campagna, lei ci credeva. E Berlusconi sette questo fatto e mi chiamò lui a me, io gli dicevo, presidente, rimasi così. Tu sei male perché non si sapeva se si doveva operare o non operare, poi ha superato anche lui, insomma, no? Però lì per lì si pensava di averci subito, non so. Dico, io che dovevo telefonare a te? Lui dice, no, sono io che chiamo te, dall'ospedale, con la faccia sfasciata, e tutto il resto, perché la testa della mamma è una cosa, insomma, che uno nella vita, consiglia la vita, e lui era molto legato anche alla sua mamma, chiamò lui me, che avevo subito quell'urto così grave, mentre stava in ospedale, lì con la faccia, la bocca sfasciata. Questo dimostra la grandezza dell'uomo che ha sempre anteposto l'amicizia delle persone che poi con lui sono state amiche e leali, anche alle sofferenze personali. Questo non c'entra niente con la politica e con la fede, ma noi siamo anche una comunità che deve valorizzare i rapporti umani a cui Berlusconi ci ha educato. Quindi io, con tutte le travestie politiche, Elisabetta è stata 94 tra gli universisti di Forza Italia, Antonio Tajani, sono i 5-6 fondatori di Forza Italia con Antonio Martina. Grazie, io stavo nel primo governo Berlusconi come sottosegretario all'interno e in tutte le vicissitudini politiche che abbiamo vissuto non ho mai assunto la posizione distante e distinta da Berlusconi, ministro, capogruppo, PDL, abbiamo fatto tante cose e quindi ecco la coerenza e la fedeltà ricordato è un valore importante. Quindi facciamo un applauso, molto buono. A Silvio Berlusconi, grazie. Io passerei la parola, aspettando Tajani, al nostro onorevole Martuscelli, che è un europarlamentare. L'Europa è sempre più importante, come lo sapete, anche nello scacchiere internazionale, e lui per noi è un riferimento futuro. Il fatto che oggi sia venuto qui a sostenere con la sua persona la candidatura, l'innovamento della candidatura di Bardi. Ieri c'era un altro presidente di regione che è Roberto Fiuto, e questo ci fa piacere. La solidarietà all'insegna di questa azione delle regioni del meridione. Ma io voglio raccontare di questo aneddoto di stamattina. Ero a Napoli, non volevo che venire qui, e ho incontrato al bar un consigliere regionale del Partito Democratico. Mi ha detto, dove stai andando? Sto andando al Lago Negro. Ma perché si vota al Lago Negro? No, e che deve fare? Ma tu come vado a fare? Perché dice la bandiera di Italia. Lui ha guardato perplesso, perché per loro si deve andare nei comuni, nei luoghi, tutta questa elezioni, se c'è qualcosa da eleggere, invece noi siamo qua, ci ritroviamo qui per il piacere di inaugurare una sede, l'ha detto bene Antonio, la sede di un partito, un luogo in cui
nessuno deve sentirsi il padrone di casa e in cui nessuno deve sentirsi ospite, ma sono tutti quanti benvenuti. Ecco, il significato di una sede politica è proprio questo, è la, un punto di ascolto, un punto di ritrovo. E il nostro popolo, Elisabetta, davvero si sta ritrovando giorno dopo giorno, manifestazione dopo manifestazione, stiamo crescendo, ci accorgiamo, sentiamo il nostro cuore, la nostra anima, come in qualche maniera abbiamo tutti quanti ripreso la voglia di rialzare la bandiera di Forza Italia, e quel popolo che si è messo in cammino nel 1994 dimostra che non è assolutamente stanco di sperare e di credere. Ed è con questo auspicio, caro Vito, che noi ci consegniamo, ci affianchiamo in questa grande campagna elettorale che ci coinvolgerà nei nostri giorni, sapendo che potrei contare su un partito leale, affidabile, fatto di dirigenti politici che ci mettono il cuore e la faccia, e soprattutto di un popolo, vedi, che vive di politica, che vive per la politica e non vive di politica. Se Francesco avesse organizzato questa manifestazione non di domenica pomeriggio, ma l'avesse organizzata di venerdì mattina, il centro-sinistra avrebbe riempito la piazza, noi no, perché il loro popolo è fatto di comandati, di staccati, gente che ha la consulenza, gente che vive di politica. Ecco, la grande differenza tra noi e loro è che noi viviamo per la politica, e quindi abbiamo una cosa che loro non potranno mai comprare con nessuna consulenza, con nessun incarico, che è la passione. E il cuore. E noi te la consigliamo e con tutto il tanto ancora la nostra benedizione. Però vorrei dare un dato, che proprio ieri, quando eravamo a Matera, c'era una riunione, sabato chiaramente, una riunione del Partito Democratico, un'altra sala era piena, c'erano circa 500, più di 500 persone, e abbiamo visto la loro riunione, erano patronati, cioè, voglio dire che tutta questa popolarità non ce l'hanno proprio, nel senso che si sono misurate, ma non volendo, perché noi non ci misuriamo con nessuno, lavoriamo per noi stessi, non vediamo sempre nemici, eccetera, a differenza loro, critiche. Però siccome si svolgeva vicino a noi, ci siamo accorti che c'era questo simbolo del Partito Democratico e pochissime, veramente pochissime persone in piazza. Questo, diciamo, ci scalda un po' il cuore, perché in realtà anche la domenica è il giorno di festa per chi magari dedica il suo tempo ai familiari, oppure visto il tempo bellissimo può andare al mare, che qua è straordinariamente bello, e invece no, siete così stanchi e avete, come nella vita si sceglie sempre, scelto di stare qui con noi per sostenere un candidato che è proprio la rappresentazione di quello che Silvio Berlusconi voleva, cioè un uomo che viene dalla società civile, che sta facendo un'esperienza politica importante, che la sta facendo bene e che vorrebbe, e noi lo vogliamo pure, che continui in questo suo mandato per finire le cose che deve fare, perché in prima giuntata le infrastrutture sono molto carenti e quindi lui ha un compito davanti per la prossima legislatura molto molto importante, per quale tutti noi ci teniamo, perché diciamo in campagna elettorale, e qui purtroppo questa regione così ricca di risorse ha questo handicap infrastrutturale che incide anche sull'economia. E non chiedevo più, ho cambiato il mio vocabolario, non chiedo più quanti chilometri, quanto tempo impiego, perché effettivamente al di là di quale strada si fa davvero fatica a raggiungere dei posti. Noi li raggiungeremo tutti attraverso di voi, chiaramente, perché la prossima settimana annuncerò anche quelli che saranno i coordinatori comunali anche del più piccolo
paese dei 101 comuni che popolano la Basilicata. Quindi sempre grazie al vostro sostegno, grazie a tutti, senza di voi non ci saremmo. E quindi abbiamo un, io personalmente poi ho un grande tributo di conoscenza dei nostri confronti, per quello che avete fatto per me, per tenere conto e che avete votato. E quindi abbiamo devo dire davvero un grazie di cuore davvero a tutti. Grazie. Scusate, abbiate pazienza. Gaspari una canzone, per favore. Maurizio? Maurizio? Abbiamo raggiunto oggi un grande risultato, non lo roviniamo con il Fabrizio Gaspari che sta facendo questo colore bianco azzurro che la lascio con l'acqua. Sì. Dire una cosa, partito con più precisamente Martuscello, organizzato, come voi tutti sapete, a Pestum senza tre giorni. Poi leggendo così un po' la storia di Pestum, dove sto andando lì, e ho scoperto che spesso ma è in provincia di Potenza, quindi voglio dire, in realtà la tre giorni è stata fatta in Basilicata, in definitiva, noi stiamo continuando il nostro percorso lungo tutta la Basilicata di oggi e anche da ieri. Un segno anche di riconoscimento all'attività di San Nicola Padula come rappresentante nazionale dei giovani della Basilicata, e Nicola Padula lavora moltissimo. Io ho avuto modo di conoscere in campagna elettorale, un ragazzo che si dà da fare molto professionista, ed è diciamo questo riconoscimento più che meritato. Grazie, grazie di cuore. Abbiamo anche una nuova nomina di Arturo Donna. Le donne sono importanti. Io devo dire che se sono riuscita a fare e se sono riuscita ad arrivare dove sono arrivata come prima donna presidente del Senato, lo devo a tutte le donne, a tutte quelle donne che nel lavoro familiare, domestico, così come nelle professioni, con il loro coraggio, con le loro idee, hanno contribuito a costruire l'Italia di oggi. Quindi bene.
Thank you.
Thank you.